sbaglio. Sì. Da qua devi trovare il sistema per... Sì, sì, sì. Adesso c'è. E capa dove sta? Il cinema agricolo si fa con quello che c'è. E questo comporta, come dire, un'attenzione maggiore. Non è un andare di veloce o cercare di approssimare, perché si fa con quello che c'è, vuol dire che quello che c'è deve essere strepitoso, usato al massimo delle possibilità e con quindi la fantasia, le possibilità di far fruttare in maniera artistica quello che c'è, richiede un'attenzione e una cura che sicuramente è maggiore. Questo sia per la scelta sicuramente dei componenti del progetto, e quindi per questo lo è stato, perché si è creato un gruppo decisamente interessante anche e soprattutto per la loro diversità, e quindi ha permesso che queste energie, queste provenienze così diverse hanno messo in moto delle alchimie talmente forti, talmente interessanti da utilizzare al massimo e bene quello che c'è. Ah! Oh, che poesia! È andata via la luce, ragazzi! Che poesia, ragazzi! Il direttore della fotografia ha spento il proiettore. Stringo. Allargo e stringo. Ora vediamo. Ah, l'ho stretto tanto. Sì, allargo. Faccio stretto, dicevi, Daniele? Alla fine poi ci sposeremo in sala operatoria. Per l'anniversario, peccato che era ieri. Era ieri. Cosa hai da dire contro le mie riprese? Sono a favore luce, eh? Sto venendo bene. Cioè, in metà viso bello, ma l'altra metà è nulla. Quasi che stanchezza, però. Tiziano Alli impara le battute 5 minuti prima di fare le riprese, come un ottimo attore deve fare. Già, è il sesto giorno. Mi deve essere fatto un mese. No? Due giorni non ci sei stato. Un'altra cosa molto bella comunque è stato il viaggio stesso, no? Il partire da Roma e il trovarmi in un paesino sperduto un po', diciamo, in quel di Vigasio. Trovarsi dinanzi a persone che comunque ti guardano come se tu fossi un alieno, perché realmente un po' quello eravamo, dei personaggi che andavano in giro per questo paese e cercavano di portare un po' di follia, di sana follia. Mi sono trovata molto bene nella semplicità stessa del paese, nella bellezza della natura che ci circondava, che comunque molto spesso caratterizza appunto il cinema stesso di Sebastiano Montresor. Quella natura, quell'essere così spontanei all'interno di un contesto naturale, tra le foglie di tabacco, nelle strade dissestate del paese. Quando stavamo lì era tutto come in un sogno, come quando si è bambini, no? Che si pensa semplicemente a vivere l'istante stesso che viviamo, senza pensare al dopo, senza pensare che quella è un'opera d'arte, e noi la stavamo vivendo a Vigasio. È stata una cosa meravigliosa, e quando sono tornata a Roma naturalmente ho portato tutto questo nel cuore, lo porterò sempre. Vigasio ha lasciato molto nella mia vita. Questi personaggi interpretati appunto nei suoi film mi hanno dato sempre la possibilità in qualche modo di poter essere non so come dire, comunque me stessa alla fine, pur diciamo viaggiando in maniera diciamo visionaria, però nello stesso tempo diciamo c'era questa non so come dire, questa libertà nel raccontarli, questa visione diciamo anche leggera, quindi non una visione morbosa del dualismo, se vogliamo anche del transessualismo. Quindi io mi sono sempre trovata molto a mio agio nell'interpretare questi personaggi, e mi trovo anche bene nel, come dire, trovarmi nella realtà di Vigasio, perché venendo da Roma si ha, come dire, si è sballottolati in questo vortice continuo della grande metropoli, che non ti permette a volte, secondo me, di gustarti bene anche i lavori che si fanno. Mentre a Vigasio c'è una... sembra quasi che il tempo si sia fermato, e quindi c'è questa ricerca, questo studio del personaggio, questa anche lentezza in qualche modo che ci riporta anche ad avere una, come dire,
un percorso interiore con noi stessi in maniera molto più tranquilla, molto più serena. È un cinema agricolo dell'anima, vorrei aggiungere questa piccola postilla, perché appunto a Sebastiano interessa veramente indagare l'animo umano, e nonostante tutte le pagliette e i piripicchi che mette intorno, le tette finte piuttosto che le parrucche, piuttosto che le macchinone, però Sebastiano ha un'idea artistica, diciamo, basata proprio sull'indagine dell'animo umano, per cui io proprio direi un teatro, un cinema agricolo dell'anima, un'anima agricola, sì, un'anima che va come posso dire, ad alcol vegetale, come i trattori, ecco, un'anima come il trattore.